Un ingresso che si affaccia su un grande parcheggio e sul nuovo eliporto con la piazzola per l'elisoccorso. Si presenta così la nuova ala del Misericordia di Grosseto, destinata a ospitare il blocco operatorio con tutta la chirurgia maggiore, le terapie intensive e i reparti di degenza per i pazienti sottoposti agli interventi chirurgici, ma anche la chirurgia ambulatoriale che avrà uno spazio proprio e un proprio percorso. È davvero un nuovo ospedale perché si riposiziona proprio l'asse dell'ospedale, proprio il baricentro del vecchio ospedale diventa un baricentro nuovo. Ospedale progettato con standard architettonici, organizzativi e funzionali che fanno di questo ospedale un vero ospedale del terzo millennio. Entrando nell'atrio colpisce la grande scala elicoidale che domina lo spazio. Alla sua sinistra una reception e a destra un corridoio che porta al nuovo spazio bar dell'ospedale, al grande auditorium e alle sale riunione. E proprio sull'atrio gli ascensori che servono ad accedere al primo piano, alle sale di aspetto del blocco operatorio, ma anche alle terapie intensive che si trovano allo stesso livello. Mentre agli altri due piani sono stati collocati i reparti di degenza con 120 posti letto. È frutto di un grande investimento economico, oltre 60 milioni di euro e di idee, la nuova ala dell'ospedale Misericordia che con i suoi 20.000 metri quadrati va a raddoppiare le dimensioni del vecchio ospedale nella sua parte originaria e nasce da una progettazione del 2009. Ogni struttura ospedaliera è un qualcosa di vivo, di che ha bisogno di aggiornamenti, di aggiustamenti e a volte di realizzazioni nuove a seconda delle necessità epidemiologiche del territorio su cui insiste, dei percorsi del sviluppo tecnologico, dello sviluppo della scienza medica. Quindi è un qualcosa di naturale, insomma, che ci sia una necessità di fare investimenti di strutture oltre che sull'organizzazione ogni 15-20 anni. Un ospedale che dà anche una risposta più adeguata a una modalità più moderna di impostare le cure e il servizio ospedaliero. Questo nasce come progetto iniziale, come un'ala di un ospedale per intensità di cure. L'ala originaria era stata organizzata per intensità di cure, ma in realtà, come dire, la struttura già nata prima con altre logiche aiutava molto meno nello sviluppo dell'organizzazione. Non mi fossilizzerei su una definizione purista dell'intensità delle cure, però in ogni caso è un modello che è più moderno, più legato alle necessità del modo di lavorare attuale. Tutto ebbe inizio nel 2009 quando fu siglato l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo blocco ospedaliero del Misericordia. Alla firma parteciparono Regione, Comune, Provincia, ASL, Soprintendenza Archeologica e Soprintendenza per i Beni Culturali. Poi il bando di gara sulla base di un progetto definitivo fatto direttamente dall'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria che ha seguito tutto il cantiere. Il progetto che è andato a base di gara è un progetto preliminare fatto dai tecnici interni per poi fare il progetto definitivo esecutivo dal gruppo individuato dall'impresa che ha vinto la gara e tutto l'ufficio di direzione è stato fatto da tecnici interni, per cui sia il direttore dei lavori, sia tutto l'ufficio di direzione dei lavori, sia il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stata eseguita dai tecnici interni all'azienda. Questo ovviamente ha consentito anche un risparmio in qualche maniera, no? Assolutamente sì, questo ha consentito assolutamente un risparmio dei costi in meno per l'azienda e una crescita comunque sia professionale per tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera. L'appalto fu aggiudicato nel settembre del 2011 a un raggruppamento temporaneo di imprese e nel gennaio del 2012 fu firmato il contratto. Poterono così iniziare i lavori per lo spostamento dell'elisuperficie laddove si trova attualmente e poi, a giugno 2013, terminati i lavori propedeutici, fu consegnato il cantiere e a gennaio 2014 iniziarono i lavori di costruzione. L'attuale ampliamento dell'ospedale sorge quindi su una parte consistente dove c'era tutta la vecchia elisuperficie di prima e tutta un'area parcheggi dedicata appunto al servizio del nosocomio. Quindi la prima operazione fu appunto quella di realizzare la nuova elisuperficie, messa in funzione la nuova elisuperficie e quindi data continuità al servizio. Si partì con i lavori propedeutici alla realizzazione del cantiere, quindi lo smontaggio della vecchia base e quant'altro, per poi iniziare i lavori veri e propri dell'ospedale
appunto, nel gennaio del 2014. I lavori sarebbero dovuti durare poco meno di 3 anni e si sono conclusi in 4, con uno slittamento dovuto anche ad alcune vicissitudini delle imprese che hanno visto ben 2 subentri con affitto di ramo d'azienda. In ogni caso, i costi sono stati rispettati. Siamo rimasti come cifre assolutamente all'interno del finanziamento previsto. Il cambio delle imprese non ha portato assolutamente a nessun extra costo, per cui abbiamo terminato con quelli che erano i costi previsti inizialmente, e appunto solo come unica cosa un leggero ritardo nei tempi, che però diciamo tutto sommato può essere considerato accettabile. Si è trattato di un investimento imponente, come pochi se ne vedono ormai nel settore pubblico e della sanità in particolare. La cifra complessiva dell'investimento è di poco superiore ai 60 milioni di euro, suddivisi principalmente in poco più di 25 milioni per la realizzazione dell'edificio vero e proprio, più altri 7 milioni per lavori a corollario che hanno interessato l'adeguamento delle cabine elettriche con realizzazione anche di un anello di media a servizio della struttura ospedaliera, l'adeguamento della centrale termica, la realizzazione di una nuova centrale di gas medicali, di un impianto di trattamento delle acque reflue, oltre ai parcheggi e allo smaltimento delle acque chiare. Questo altri 6 milioni. In tutto circa 35 milioni di lavori per la costruzione della nuova ala, cui si sommano 15 milioni di arredi e attrezzature, di cui 12 milioni per tecnologie sanitarie e 3 per arredi. Vanno aggiunti circa 5 milioni per l'adeguamento della viabilità, dal momento che dovrà essere in parte allargata e in parte raddoppiata la via Serenissima, oltre a circa 5 milioni spesi per l'acquisto dei terreni. Oltre questi abbiamo più o meno poco più di 1 milione di spese tecniche per il progetto definitivo esecutivo e altre piccole lavorazioni, sistemazioni esterne. Diciamo siamo intorno a 62 milioni di euro. L'apertura della nuova ala dell'ospedale Misericordia, con lo spostamento della chirurgia, della cardiologia, dell'ortopedia e di tutta la terapia intensiva, oltre che dei relativi reparti di degenza, finirà per liberare spazi nel vecchio ospedale e darà la possibilità all'azienda sanitaria di rimodernare e riorganizzare anche la vecchia struttura. La sfida è interessantissima perché non si tratta di semplicemente riempire un'ala nuova dell'ospedale con alcune specialità, ma anche cogliere l'occasione più unica che rara di riorganizzare tutti i percorsi del vecchio ospedale. Naturalmente sarà necessario ripensare bene anche gli spazi che si libereranno nei reparti del vecchio Misericordia, ma qualche idea sul loro possibile utilizzo da realizzare già a breve termine c'è. Ci saranno interventi che si possono fare subito, quindi con costi contenuti, ed altri che si dovranno fare dopo un'attenta valutazione dei costi e della realizzazione delle ristrutturazioni più o meno pesanti. Un primo intervento che potrà essere effettuato nell'immediato sarà quello relativo alla ridistribuzione degli spazi del Dipartimento di Emergenza. Si ridistribuiranno gli spazi limitrofi al DEA, quindi con ampliamento sia della medicina d'urgenza che delle aree di valutazione in linea con la delibera 806 della Regione Toscana 2017, quindi dove si rivede proprio il percorso di triage, valutazione e destinazione verso le aree di degenza dei pazienti del pronto soccorso, quindi una riforma su cui la Regione Toscana ha puntato tantissimo e che noi possiamo rendere quasi attuabile in toto da poco, insomma, fra poco, appena ci sposteremo. In un'altra parte degli spazi del vecchio Misericordia che saranno liberati si pensa di ottimizzare il servizio farmaceutico svolto dall'azienda sanitaria. Ci saranno realizzazioni sui i blocchi operatori che vengono liberati per appunto spostarci nel nuovo blocco centralizzato. Uno di questi è la realizzazione del polo farmaceutico unico dei laboratori, quindi con centralizzazione di tutti i laboratori di farmacia via Genova, l'attuale laboratorio galenico, e quindi tutta una centralizzazione logistica e anche di qualità degli ambienti assolutamente di ottimo livello. E poi, tra i progetti che sono in cantiere, sempre per utilizzare al meglio gli spazi del vecchio ospedale che resteranno liberi dopo il trasloco di apparecchiature e pazienti,
C'è anche l'idea di ampliare i posti letto dell'ospedale di comunità. Ci sarà una possibilità di apertura verso le cure intermedie, quindi di ampliamento degli spazi dell'ospedale di comunità, dell'hospice che da qualche anno segna un po' il passo con i numeri, anche se l'attività è veramente ben svolta e in maniera veramente ottima nei confronti dei pazienti, ma i letti sono pochi, quindi riusciremo in qualche modo ad ampliarli.